Buonasera a tutti, eccoci qua con la nuova puntata di Dialoghi Sperimentali. Sigla. Buonasera a tutti, eccoci qua, rido per la sigla. Ma che sigla che ci ha fatto Alessandro questa! Oh, bravissimo! Aspetta che ridiamo l'audio a Carlo, chiediamo almeno, e anche ad Alessandro, devo fare la stessa roba. No, 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 mi sono riattivato io. Ok, stavo sbagliando. Sì, la sigla, Alessandro ci ha messo, guardate, quei pochi secondi di Ordalia che gira il simbolo di Ordalia in 3D e ci ha messo veramente tanto, quindi... Prima richiede molto, molto lavoro. Bravo, hai creato una bella vertigine iniziale. Abbiamo cominciato in maniera movimentata stasera, Donatella, rispetto alle altre volte che era un po' più atmosferica. Tra l'altro, mentre la sigla era la versione, correggimi se sbaglio, 2 minuti della versione del brano di Ordalia, ovviamente, riepilogo, versione 4.5, qualcosa del genere, che è una versione più breve rispetto a quella che ho registrato io vocalmente. Ecco. Allora, intanto dico subito buonasera di nuovo a tutti. Presento per la 200ª volta i compagni di viaggio in ordine sparso, Alessandro Conedera. Infatti, saluto con la manina, Spazio Profondo, Alchimia Nova, Ali Salvioni, Settore Giada da Zurigo, Carlo Noè, Camps in Daia da Castano Primo, Enrico Ceano. Te l'ho detto che la Proloco è lì a casa sua. Tutto un giro qua per fare pubblicità a Lui è Castano, il no? sindaco di Castano, lo scopriremo andando avanti nelle serate, sotto mentite spoglie, in realtà è il sindaco. Vota Carlo. Stavo dicendo Enrico Cerrato, Petrolio, e Ciao a tutti. la sottoscritta Donatella Bartolomei. Il protagonista della serata è Dan Alessandro Sabatta, Ordalia, e abbiamo questa la serata dedicata al suo progetto Ordalia. Sì, la serata è partita più movimentata, tra l'altro forse si è sentita una voce che diceva recording, qualcosa del genere, non si è mai sentita. Dunque, io direi, prima di qualsiasi presentazione del progetto e dell'artista di questa sera, parto con un medley di 4 brani che ho preparato oggi. Vi dico anche che brani sono del progetto Ordalia. Allora, il medley è composto da
Tum Ta, che è una delle varie versioni del brano Tum Ta, in questo caso con voci, una è mia e una è di Alessandro Conedera. Poi abbiamo Finale di Partito, che invece è un brano bellissimo, tra l'altro vecchio, ma che ho scoperto oggi, poi ne parliamo, strumentale del progetto Ordalia. Poi abbiamo un frammento di Maria, altro brano strumentale, e poi il pezzo finale è Riepilogo, la parte, cioè una parte, scusate, di Riepilogo, è la versione da me interpretata vocalmente, che abbiamo già trasmesso in una precedente puntata di Dialoghi Sperimentali. Chi vuole intrattenere i nostri amici da casa mentre io preparo il tutto per l'ascolto? Non Dan, che questa sera è esonerato da questo ingrato compito. È un bel problema, perché non c'è lui. Carlo. Se volete parlo di Castor un attimo. Sì, dai, c'è quello che aggiornaci a questo punto. No, vi aggiorno anche perché poi mi è arrivato questo, che poi noi ogni tanto arriva. No, tra l'altro c'è una cosa interessante che viene a nostro favore, perché stanno appunto cercando, sai, delle novità, delle cose. Quindi io volevo proprio proporre questo discorso qua, di fare proprio un festival annuale sulla musica sperimentale affini. Io adesso ci lavorerò proprio in maniera abbastanza concreta, perché proprio anche su questo numero poi parlavano di queste novità, perché noi abbiamo, tra l'altro, abbiamo un'aggiunta adesso di gente giovane che è molto aperta a queste cose qua, e avendo il teatro Pacagnini, che secondo me si presta molto, per me potrebbe diventare una roba interessante. Infatti io chiedevo la collaborazione anche vostra, per a parte Donatella, Alessandro, che sono qua vicino, però per dire magari anche voi, per collaborare, per cercare di creare questa, magari un festival che potrebbe essere interessante. Io credo che si possa fare. Io provo a vedere, portare avanti l'idea, portare avanti questa cosa qua. Poi se mi date una mano anche voi, potremmo organizzare, poi con tutti i contatti che ci sono tra il Dan, Ari e Enrico, potremmo creare qualcosa di bello, secondo me. La mia idea, io ne avevo già parlato, a dire la verità, perché un po' di anni fa, tra l'altro, mi avevano anche dato il patrocinio per farla una cosa del genere, quindi è una cosa che noi avevamo già parlato, poi era stata abbandonata, però adesso sembra che anche con questa giunta, che sono gente molto giovane, però voglio dire, è una cosa che potrebbe nascere, potremmo avere un appoggio di un comune, che anche per il livello economico, tutte queste cose qua, un bel teatro, perché il nostro teatro comunque è molto bello, si presta bene per fare certe cose, e potrebbe essere una tappa annuale dove magari noi organizziamo con diversi artisti, sempre nei nostri circuiti. Secondo me potrebbe essere una roba interessante. È una cosa sicuramente interessante, ma l'idea più bella, secondo me, in tutto questo, che l'idea poi chi vorrà parteciperà, non è che è obbligatorio, però l'idea secondo me bella è il famoso carrozzone, ovvero la tappa qua, il festival annuale sicuramente, ma se ognuno di noi riesce a creare una tappa, noi creiamo insieme in realtà anche un tour. Questa è una cosa ancora più, cioè da aggiungere, da unire, no, come cosa. Ma ne parleremo, grazie Carlo intanto per questa belli aggiornamenti castanesi, che però sono positivi e propositivi, per fortuna. La cosa è molto molto bella. Carlo Sindaco, Carlo, basta. Carlo for President. Va bene, dopo ci torneremo, ora sono pronta per mandare l'audio. Grazie tra l'altro che Carlo interviene prontamente quando io mi devo staccare un attimo. Facciamo quindi l'ascolto di questo medley dedicato a Ordalia, scusami, correggimi, è Ordalia la vera pronuncia? Scusa, avevo l'audio disattivato.
In realtà vanno bene entrambe le pronunce. Ah, vanno bene entrambe. Perché Ordalia è la francese, Ordalia è alla latina, l'origine del nome si pensa che sia germanico, Urteil, quindi andrebbero bene entrambe. Io l'ho sempre pensata come Ordalia e poi ti spiegherò il perché. Dopo però Ordalia non è... Dopo ne non è sbagliato. Ok, dopo ne parleremo e non ho ancora presentato Dan, quindi... non voglio buttare via cose, dopo assolutamente la presentazione che farò decore a Ordalia o Ordalia. Ora ascoltiamo il medley, voglio solo anticipare che non mancheranno durante la serata una versione di Sguardo di Luna, perché non può mancare, e una versione di Distanza che non può mancare, ma quelle arriveranno più tardi. Tolgo l'audio quindi, Alessandro, anche a te? Sì. Devo fare io come con Carlo? Ecco. Ok, andiamo quindi con questo medley di ascolto di Ordalia o Ordalia. Yeah.
Eccoci qua, abbiamo fatto questo primissimo ascolto di Ordalia, Ordalia, adesso continuerò a dire Ordalia, Ordalia tutta la sera, no? Sceglierò un'opzione. Dunque, abbiamo perso Carlo, va bene, sto attenta all'occhio appena torna. Ah no, eccolo qua. È appena tornato, abbiamo Carlo! Ciao Carlo! Aspetta, finito di riattivare l'audio. Carlo, mi sa che devi girare... Non lo so, guarda, cioè, adesso, o ti metti sdraiato tu su un fianco, sulla scrivania. Ma no, mi è rimasto, guarda, stavo attaccando quello, mi è rimasto. No. Ma mi vedete, sì. Certo, sì, ti vediamo sì. Così, però ti vediamo. Ma, scusa, ma se tu ti tablet, non diventi dritto, ecco. No, va poco, bene. Meno, va bene. Ok, così. Ok. Perfetto. Stasera Carlo, non facciamolo arrabbiare, per favore, perché lo vogliamo sereno e felice. Allora, abbiamo ascoltato questo medley. Io presento la serata, ecco, che abbiamo già iniziato, tra l'altro. Dunque, è per me una grande gioia, come sempre, presentare l'artista della serata. È stata una gioia per tutti. Questa è l'ultima delle monografie, tra l'altro, per ora. E però è un fatto decore proprio, perché veramente io con Dan, per me è stato il primo artista, musicista, sperimentatore del suono col quale io ho fatto sperimentazione vocale. Cioè io facevo già sperimentazione vocale, ma la facevo da sola. Non avevo ancora mai collaborato con un musicista che facesse cose sperimentali. Il primo è stato proprio Dan. E questo incontro per me è stato importantissimo, perché è stato un incontro di un periodo particolare e affascinante e fondamentale della mia vita. Scusate se vado sul personale, ma tanto la sperimentazione di cui noi ci occupiamo come artisti e come protagonisti è la nostra vita, quindi non può essere un discorso asettico, distaccato e preso alla lontana. Per cui per me è stato un momento importante, è stato il periodo in cui ho poi iniziato ad andare a Perugia. Io ero andata praticamente a convivere, se non avanti e indietro, se non che facevo avanti e indietro con la Lombardia, col mio compagno di allora, che era un caro amico di Dan, appunto, Danilo. Quindi diciamo che tutto l'insieme di cose per me è l'inizio. Con Ordalia ha segnato davvero un periodo storico, eventi storici importanti.
E poi tornando dal punto di vista squisitamente artistico, è andato avanti, è continuato, non si è mai fermato. Cosa dire di Dane e di Ordalia? Io trovo in Ordalia, trovo che ci siano stati veramente dei brani per me storici e importanti, perché io ho fatto veramente tanto con, come ho già detto più volte, quindi non mi ripeto, se no divento noiosa. Ma li ho portati veramente dal vivo, con gli allievi, in situazioni di veramente di tante situazioni creative, belle, entusiasmanti. Ma perché i brani di Dan, come lui stesso diceva, che nascono da un intimo e un privato, in cui non c'era in realtà l'intento di uno sbocco esterno con un pubblico, di concerti o altro, in realtà poi si è aperto, volenti o nolenti, si è aperto, diciamo, invece a uno scambio e a più scambi, in realtà, molto belli. Dan è un artista intimo, profondo, io trovo che veramente, poi i concerti che escono da Ordalia mi piacciono particolarmente, perché non si tratta, come non si tratta mai nella sperimentazione, a mio avviso, solo, tra virgolette, solo di un aspetto di musica, di tecnica, piuttosto che, ma c'è, ci sono storie di vita, c'è filosofia, in Ordalia c'è tanta filosofia, ci sono contenuti esoterici, c'è ricerca nello spirito, tensione verso l'assoluto, e chi più ne ha più ne metta. Io sono ovviamente di parte, come per tutti noi, perché c'è un amore da parte mia verso i progetti di tutti voi, però con la massima spontaneità dico, veramente un artista che merita e meriterà la vostra attenzione, per chi non lo conoscesse. Io mi fermo qua, perché sennò veramente ogni faccio la sviolinata, ma è assolutamente di cuore sentita, e sono anche molto contenta perché grazie a questa serata io ho rispolverato, Dan, dei pezzi vecchissimi tuoi, di cui ricordavo appena, come quella bellissima di prima, finale di partito. Ma io te lo stavo per dire, finale di partito, l'ho riscoperta l'altro ieri, tirandola fuori da un hard disk dimenticato. È un pezzo davvero vecchio, credo risalga al. No, non lo so, adesso non voglio, però ricordo, adesso mi è tornato in mente come è nato questo brano. Abbiamo nominato Danilo dopo una serata passata con lui a sproloquiare su Beckett, finale di partita. Che poi è diventato finale di partito perché tornando a casa in macchina mi sono venute in mente alcune melodie che poi nottetempo ho messo insieme, creando il finale di un ipotetico percorso musicale, letterario, non lo so. Era la musica ispirata da quelle chiacchiere in scioltezza su Beckett. Da lì è venuto fuori quel brano che poi ho sepolto digitalmente nel mio computer da qualche parte, e riprendendo un qualcosa da mandarti in questi giorni per farti creare la scaletta, è venuto fuori e lo sto riscoprendo anch'io con piacere proprio questa sera. A me tutto questo mi sta facendo un effetto straniante, meraviglioso, perché questi sono veramente brani che non cioè, Maria risale al 2003, cioè è un pezzo di cui poi vi parlerò. È tutta roba che davvero non ascolto da tanto tempo e che comunque non sento in maniera organica, quindi brani messi in fila con la possibilità poi di analizzarli, di rifletterci sopra e condividerli con qualcuno. Quindi per me anche questa è un'assoluta novità e la sto affrontando con grossa emozione. Che bello, Grazie. guarda, sono veramente felice. Io davvero, ripeto, poi quello che ho scoperto in queste serate di monografie fino adesso è che, anche se stiamo in ballo sempre un paio d'ore, qualche volta un po' di più, qualche volta un po' di meno, ma sono sempre un paio d'ore, eppure si sfiorano appena le cose dei Le vari cose che si artisti. potrebbero Non dire. sono esaustive. È bella sta cosa, perché davvero ci si accorge che sarebbero tante le cose che da far venire fuori. Io, tra l'altro, stasera volevo farti una sorpresa, lo dico perché non sono riuscita a prepararla tecnicamente. Se avessi avuto più tempo, perché qui siamo presi da mille cose, tra cui anche di nuovo di volontariato, tra parentesi, per chi non lo sa, io faccio volontariato, e anche Alessandro sul fronte della protezione degli animali. Ci mi sarebbe piaciuto fare una cosa dal vivo questa sera come omaggio, ma non sono riuscita stasera,
Però sappiate che il discorso fare delle cose dal vivo in dialoghi sperimentali sarà materia del prossimo futuro. E qui chiuso per lasciare curiosità negli amici da casa, nei nostri cari amici da casa. Allora, io faccio subito una domanda a Dan, poi apriamo le danze a chi vuol parlare. Una cosa che non ti ho mai chiesto, ma veramente non te l'ho mai chiesta, non è un teatrino per la trasmissione. L'origine del nome Ordalia e il significato tra i molti che ha questa parola, che io ho sentito anche in ambiti ben specifici, insomma, perché Ordalia, da dove arriva? Allora, è un nome, quello di Ordalia, che ho fatto mio, di cui mi sono appropriato molto tempo fa. Diciamo, facendo un piccolo passo indietro, prima di Ordalia mi ero creato una sorta di alter ego artistico che avevo chiamato Eva Brown. Ti ricordi? Avevo ancora una mail, Eva Brown, ma qui parliamo di fine anni 90. Ma io mi ricordo quando anche ci siamo conosciuti, perché noi ci siamo conosciuti sul MySpace, ai tempi in cui c'era il bellissimo MySpace Music, in cui gli artisti potevano crearsi una sorta di Eccezionale, uno sito, spazio era eccezionale. bellissimo, alla faccia di Facebook, ma e dei social di adesso, che sono a mio avviso terribili, mi piaceva molto. Forse la tua pagina proprio si chiamava Eva Si Brown. chiamava Eva Brown, sì, era stata una scelta un po' per quella che era la mia fascinazione di allora per una certa estetica legata ai regimi totalitari del Novecento. Per chi non lo sapesse, Eva Brown era la storica amante di Adolf Hitler, che poi fu da lui sposata nel bunker poco prima del suicidio collettivo, quindi prima della fine. E scelsi questo nome proprio perché mi affascinava tantissimo questa figura riconosciuta come innocente, giovane, bella, sicuramente ingenua, che ha accompagnato fino alla fine quello che è stato il mostro della storia per antonomasia, ovvero Hitler. Quindi questa sorta di Yin e Yang secolarizzato, quindi di bene e male che convivono in luce e tenebra, mi è sempre piaciuto molto. Ho abbandonato il nome Eva Braun, anzi l'ho relegato a, diciamo, una serie di brani in cui utilizzavo dei campionamenti, delle voci, appunto, di Hitler, eccetera, con delle suggestioni marziali, per capirci Dernière Volonté, Death in June, i primi Current, però parliamo di fine anni 90. E scelsi invece Ordalia non tanto come alter ego o come nome del mio progetto musicale, ma diciamo era più un contenitore di quelle che potevano essere le mie esperienze irregolari. Diciamo che Ordalia era quello spazio simbolico, che poi via via è diventato anche fisico, perché diciamo a metà degli anni 2000 ho acquistato un appartamento, quindi Ordalia è diventata una serie di stanze, di spazi fisici in cui con i muri dipinti di nero e porpora, in cui io vivevo e sperimentavo la mia arte, quindi non soltanto musica, musica, la musica era soltanto una parte di quello che facevo. Fotografia, pittura, soprattutto scrittura e recitazione. Quindi Ordalia era questo luogo d'ombra che custodiva e permetteva a questa mia urgenza di venire fuori, di assumere una forma, per quanto fumosa, e che lì rimaneva. Donatella ha accennato alla privatezza del progetto. È sempre stato un progetto privato. Io ho condiviso questa cosa introducendo, diciamo, nel mio mondo vari personaggi. E quindi la sperimentazione, l'arte che poteva venire fuori in quel momento, poteva prendere le sembianze non so, del canto, della recitazione, dell'erotismo, del ritualismo, di qualsiasi tipo, di esperienza, diciamo, profonda e notturna. Quello che in quegli anni è uscito fuori, si è palesato pubblicamente di Ordalì a livello di recitazione, di collaborazione con scuole di cinema, di svariate cose che ho fatto, era secondo me soltanto
la corrente d'aria che passava attraverso il buco della serratura di quegli spazi. Poi la vita è cambiata, quegli spazi sono stati demoliti, simbolicamente, idealmente, ho preso le distanze, diciamo, da quel luogo, citando le persone che mi venivano a trovare in culo ai lupi, per finire in culo ai lupi da un'altra parte, perché evidentemente era questo il mio destino, ma... e di Ordalia mi è rimasta l'eredità, insomma, non, ovvero una serie infinita di frammenti musicali, letterari, tutta una serie di materiale che ho rispolverato con il tempo. Ho affidato a persone preziose, in primis Donatella, e che adesso sto riscoprendo praticamente in tempo reale. Con l'idea di metterli di nuovo insieme in un contenitore differente, che può essere un album, un sito, uno spazio SoundCloud che ho aperto in concomitanza di queste nostre serate. Quindi forse è il momento di esorcizzare anche tutto il buio che c'era dentro il mio progetto artistico, esportandolo ora, in questo momento, e senza grosse pretese o strategie, cioè farlo venire fuori nella maniera più spontanea possibile. Bello. Poi un'altra cosa per rispondere compiutamente alla tua domanda. Ordalia tecnicamente significa il giudizio di Dio. Era una forma giuridica primitiva che consisteva nell'affidare a Dio il giudizio, la risoluzione di una disputa. In realtà il significato letterale di questa cosa ha poco a che vedere con quello che facevo io. La mia scelta è stata, diciamo, in continuità con quella di Eva Braun, dovuta proprio a questa concomitanza fra un qualcosa di estremamente duro, cruento, cioè l'ordalia dell'acqua consisteva nel prendere una donna accusata di stregoneria, legarla mani e piedi e magari anche con un sasso al collo, buttarla in un fiume e poi vedere se fosse sopravvissuta grazie all'intervento di Dio che ne avrebbe decretato l'innocenza. Ovviamente moriva e la colpevolezza era palese e riconosciuta da tutta la comunità. Quindi la barbarie di questo gesto, di questa pratica, che poi si esprime con un termine dolcissimo. Perché se pensiamo alla parola, al suono ordalia, a me ricordava una farfalla, un fiore. È vero, Dan, qui ti interrompo. Io ricordo una delle prime immagini legate al tuo progetto. Che era una farfalla. Era una farfalla. Esatto. Quindi la bellezza di poter esprimere un qualcosa che abbiamo già descritto di brutale, di cruento, con un suono così etereo, celestiale, rassicurante, quasi materno. E per questo ho scelto questo nome, non tanto per la questione del giudizio, anche perché le mie cose non venivano sottoposte al giudizio di nessun altro fuorché il mio, essendo cose che producevo per me stesso, come ho già detto. Quindi che bello. Questa è la storia del mio nome e questo bello. Nome è rimasto, tuttora non sta lì ad indicare solamente le produzioni artistiche, le produzioni musicali, scusate, sicuramente si legherà anche ad altro. È vero, è verissimo, anzi poi ne parliamo, poi c'è anche un tuo brano che è nella cartella della terza tranche a scelta, io lo farei sentire perché è molto bello, in cui tu reciti un testo, poi ne parleremo, perché io mi ricordo che tu anche... Quello è il primo brano in assoluto, io facevo recitazione, facevo teatro, facevo... Lo tiriamo fuori. Io sì. Volevo invitare qualcuno, perché in realtà io lancerei, stasera mi sento lanciata così, lancerei a breve già la seconda tranche, perché sono dei video e un audio, dopo vi dirò, per entrare ancora più nel vivo di Ordalia. Ma prima di questo io inviterei, se qualcuno dei nostri cari artisti ha voglia di dire qualcosa a Dano, fare qualche domanda. Dopo questa domanda io nel frattempo preparo già questa tranche dove ci sono anche dei video, così poi siamo davvero dentro il progetto. Sì, io una domanda ce l'ho per Dano.
quando parlavi del tuo progetto di Eva Braun e di Ordalia, che dicevi appunto che era uno spazio ideale, ma anche fisico, da cui poi ti sei congedato, quindi ci hai lasciato perdere. Quello che mi chiedevo anche perché parlavi appunto di questo aspetto notturno, hai parlato di colori neri e porpora, mi è venuta l'associazione, il pensiero che a volte l'aspetto di creare delle cose, diciamo, di creare arte, ha un aspetto terapeutico, cioè sono degli aspetti della personalità che uno ha, che in un certo senso esorcizza ripetendo e andando a cercare, c'è questa idea che... E quando guardi nel baratro, se ci guardi troppo a lungo, Lui guarda dentro di ti te. guarda dentro di te. E quando ne parlavi, mi chiedevo se appunto quando hai chiuso questi spazi fisici è perché diciamo, come posso dire, la terapia ha funzionato, cioè non è stato più necessario. Ho fatto l'osservazione giustissima, calzante, anticipando quello che avrei potuto dire. Bello anche il paragone con l'abisso, diciamo che la musica in quel periodo è stato l'occhiale da sole che ho utilizzato per guardare dentro l'abisso in cui ero costretto ad osservare. Quindi, diciamo, ha protetto un po' la mia vista, in questo senso è stato sicuramente terapeutico. Terapeutico, è stato spontaneo il mio approccio all'arte come terapia perché era l'unico modo che conoscevo per appunto esorcizzare un periodo di profonda sofferenza, di dolore. Io credo che il dolore sia stata la fonte di ispirazione maggiore. Abbiamo sentito dei pezzi, dei brani miei folli, spensierati, che sono rimaneggiamenti di cose fatte in passato. Diciamo, fanno parte della fase di uscita, le cose che ho scritto, composto, nel periodo più buio, quello in cui ero confinato in quegli spazi, neri e porpora, erano dei macigni. Sia a livello sonoro che a livello filosofico, che a livello letterario, e tutto è finito nel momento in cui doveva finire. Cioè, io ho preso le distanze, da determinate situazioni, risolvendo certi problemi, crescendo, evolvendomi e lasciando quegli spazi dietro di me come la pelle morta di un serpente. Quindi, è stata una sorta di muta spirituale, che però mi ha sempre portato a guardare le mie cose con un certo rispetto. Cioè, io ero spaventato dalle cose che avevo prodotto perché mi rimandavano esattamente a quelle emozioni che avevo vissuto e quindi le ho messe in uno scrigno, le ho tirate fuori più avanti quando ero pronto ad affrontarle. Non perché quelle cose fossero particolarmente spaventose, o almeno alcune di esse, perché alcune lo erano realmente, ma perché ero pronto io. E in questo percorso mi ha aiutato Donatella e non soltanto, cioè le persone che hanno osservato sotto un'altra luce le cose che io ho composto spinto dalla sofferenza. E questo era un modo per osservare insieme, da abbracciati e prendere le distanze da un qualcosa che era nato in un determinato momento, ma che non faceva più parte di quel momento, e condividere questa cosa e lasciare che Donatella sperimentasse con Alessandro, con i suoi allievi, sui miei brani, è stato un modo per appianare tutta quella patina di oscurità che ancora si portavano addosso. Tant'è che io adesso posso gioire tranquillamente dei pezzi che ascolto e sentire anche il desiderio di condividerlo liberamente con il pubblico. Cioè, il fatto che fossero privati derivava anche da una sorta di pudore. Perché non ho mai affrontato, come diceva Donatella, la musica con la prospettiva del musicista. Mi piace un genere, ascolto un genere, propongo un determinato stile e spero che qualcuno lo accolga, lo promuova. No, non è mai stato questo. Pensa che l'ascoltare e il fare musica per me erano due operazioni totalmente staccate, due cose diversissime, anche se in realtà si fanno compagnia, uno ascolta musica, ascolta il genere di musica, prende delle ispirazioni e poi le mette nella sua produzione. Per me erano due momenti totalmente separati. Ascoltavo musica per avere un certo tipo di esperienza, facevo musica dimenticandomi quello che avevo sentito, perché l'approccio era contrario, a volte anche opposto.
Questo mi porta alla mia prossima domanda. Diciamo, appunto, questa produzione artistica, musicale, ha avuto questo aspetto catartico, sì, terapeutico, per finire, quindi l'hai abbandonato. La domanda è, ora, avendo abbandonato, diciamo, l'abisso come fonte di ispirazione, diciamo, per finire, perché l'abisso ha un sacco di aspetti negativi, ma sicuramente non manca di intensità. Esatto. Avendolo abbandonato, non hai il timore o l'idea di una mancanza di intensità nelle prossime produzioni? Ho avuto il terrore di questo. Ed era pericoloso, perché quella paura, cioè più riconoscevo il valore di determinate cose, più avevo paura di non essere capace di riprodurre quello che facevo in passato, proprio perché mi mancava quella fonte di ispirazione. A un certo punto ho detto me ne frego, non lo so. Cioè, sinceramente non ho più avuto quell'urgenza, mi sono concentrato su altro e ho trovato bellezza altrove e non mi è mancata questa cosa. Cioè, sono cambiati proprio i bisogni, e ogni volta che con ferrea nostalgia mi interrogavo su quello che sarebbe stato di me come artista in questo momento, lontano da quei luoghi, da quelle sensazioni, sentivo il rischio del ritorno in degli spazi che non c'erano più e non dovevano più esserci. Mm-hmm. Quindi, sinceramente, con molta più fatica e molto più distacco, ho fatto qualcosa recentemente sfruttando l'eredità di quel periodo. Mm-hmm. E quello che avevo imparato, quello che avevo creato, prendendo brandelli, elementi e utilizzandoli con un approccio più artigianale che artistico. E alla fine i risultati mi hanno soddisfatto. Sicuramente, se metto sul piatto della bilancia la luce che sto vivendo adesso con una produzione artistica meno ispirata e il dolore che provavo prima con un qualcosa di sicuramente più pregno, più importante e più di spessore, la bilancia pende a favore della luce. Mm-hmm. Mm-hmm. Qual è l'aspetto problematico della cosa, no? Che, come dici, ci sono queste due piatte della bilancia, e per coltivare, diciamo, questo genere di ispirazione tenebrosa, diciamo, o abissale, come dice, per finire l'unica via è autodistruttiva, no? Quindi direi che vale più la pena, come dice giustamente, ritirare su e magari vivere un po' di reddita, cioè sì, far tesoro delle cose che hai imparato nei momenti più brutti e utilizzarli magari in maniera più meccanica, più consapevole, meno di impatto, meno di immersione in certe cose, e dargli una forma diversa. Fatto sta che oggi posso essere qui con voi, riascoltando allegramente certi brani, parlandone insieme, magari pensando a un festival, a un live, a un qualcosa di nuovo, a suo tempo non l'avrei mai fatto. Mm-hmm. Anche perché, come dici giustamente, cioè, l'abisso ha questa intensità e ha questo fascino, ma c'è tanta bellezza anche in altre cose. Esatto. E poi noi ne condividiamo alcune ali, cioè, per esempio lo sport, cioè, per me è una cosa che nel tempo, lo sport da combattimento, mi ha insegnato tantissimo. Tanto, sì. E mi sta dando indietro 10 volte della fatica che ho impiegato per seguire determinate discipline, quindi è cambiato anche grazie a questo. Ho capito, grazie. Che bello. Bello. Molto bello, caspita. Poi Dan, scusa, ma ci vuole il momento, gli amici da casa sicuramente condivideranno. Ascoltarti parlare poi è un piacere, perché... Ma grazie, è una confessione che ho, però sono contento. Hai il dono dell'eloquenza, cioè il dono proprio del bel parlato, non solo dal punto di vista formale, ma al contempo dal punto di vista del contenuto, che è una cosa rarissima. Cioè, parli bene e dici cose interessanti, meglio di così, ma da che ce vuoi, ecco. C'è anche, è anche una, a parte la bellezza formale dei contenuti,
secondo me c'è anche tanto coraggio nelle cose che dice, perché sono cose molto private. Per chi sa cosa significa, sono molto private queste cose. È vero, è vero. E io, è vero, e Ali, tra l'altro, sottolineo che Ali, tra l'altro, sta facendo delle domande bellissime. Perché... Sì, sì, lo ringrazio tantissimo perché... Ecco, mi sta permettendo di dire esattamente le cose che avevo il bisogno di dire. Quindi... Ma secondo me poi la cosa bella del discorso nostro, cioè dei dialoghi sperimentali in cui noi andiamo ad affrontare appunto questi nostri lavori, che sono lavori musicali, teatrali, artistici, insomma, ma non commerciali fondamentalmente, è il fatto di poter parlare di appunto... storie di vita fondamentalmente, l'artista che si rivela si apre, perché non è solo un fatto tecnico, non è solo un fatto, cioè è bellissima questa cosa, non so, mi piace molto. Sì, non ci può essere una scissione tra estetico e l'etica, tra il personale e il professionale, nel nostro caso quantomeno, è quello che rende il nostro cenacolo così intimo e confidenziale. L'ha anche scritto su Instagram, un cenacolo, com'è che l'hai definito? Non ricordo, cenacolo artistico. Musicale artistico. Bene, e ora il cenacolo propone l'ascolto e la visione di tre brani, così entriamo, visto che è una serata profonda e intensa, così come profondo e intenso è il nostro Dan, non a caso super scorpione, facciamo anche il momento astrologico, il momento angelico, ma ve lo risparmio perché sennò andiamo troppo fuori tema. Ascoltiamo e vediamo tre brani. Allora Dan, io ti dico cosa avrei scelto. Il primo è un audio e avrei scelto Limited Extinction. Okay. Sì, che è uno degli ultimi brani. Sbaglio. È un brano recente? Recente, sì. Ok. Potevi, Alessandro è venuto di qua, ecco. Allora, il primo è un audio. Mi darete un minuto per passare poi ai successivi, che sono video, quindi per me sono da trasmettere in due modalità differenti, che sono due video nel quale entriamo proprio nel cuore della storia di Ordalia. E qui mi scuso... Se sono di nuovo presente, non lo faccio per fare la reginetta del ballo, ma la collaborazione con Ordalia, tra me e Ordalia, è stata intensissima in questi anni, quindi non possiamo certo far finta di niente. Distanza, avremo una delle tante versioni di Distanza, di cui ho fatto un video proprio in questi giorni, uno dei miei video pazzoidi casalinghi. Che sì, perché in realtà non ho video ufficiali. Ma non esiste, l'ho fatto questa sera, diciamo, l'ho fatto per questa serata, ho preso l'ultima versione di Distanza, la precedente, e ho fatto un video per questa serata. E poi la grande, qui io mi inchino davanti alla grandezza di Ordalia, immensa e infinita Sguardo di Luna, che abbiamo già ascoltato in una versione, quella con l'Inferno di Dante, parte del canto quinto, in una delle prime puntate di Dialoghi Sperimentali. Questa è una versione più vecchia delle tante, una versione corale. Poi vi ripresento subito chi sono i vari vocalizzatori. Ci sono io, c'è Giulia Sirtori, che sarà ospite della prossima puntata di Dialoghi Sperimentali, Danilo Mastropierro, che era il mio compagno amico di Dandi allora, che non è un cantante, Massimo Riva, mio caro amico, anche lui non è un cantante, e poi Alessandro Mencaroni, se non sbaglio in questa versione, sì, c'è anche Alessandro Mencaroni, che era un mio allievo di canto di Perugia, appassionato di sperimentazione. Quindi Distanza è un video, Sguardo di Luna non è un video vero, è uno... L'ho estrapolato da quello che ho caricato su YouTube anni fa, era uno slideshow, diciamo, di atmosfere, ma quello che ci interessa è l'ascolto. Quindi buon ascolto e buona visione con questa trilogia di Ordalia, e poi torniamo a parlare dopo. Thank you.
Ecco, scusate, qui c'è il minuto di passaggio tra audio e video, perdonatemi. Nel frattempo approfitto per dire che mi sono dimenticata una dei cantanti di Sguardo di Luna, che è Laura Fioravanzo, che era una mia allieva di anni fa. Chiedo venia. Nel frattempo vado a preparare... multimediale. Ok, io faccio partire, voi mi dite se è tutto a posto, eh? Distanza e Sguardo di Luna. Thank you.
Scusate, ma io sono emozionata. A sentire il sguardo di Luna, sei voci, io faccio un viaggio ogni volta che ora che torno, non lo so. Che meraviglia. Che meraviglia, mi viene da dire, scusate se non lo dico a me stesso, lo dico a Dan e lo dico agli altri vocalizzatori che erano dentro, che li chiamo vocalizzatori perché non tutti erano cantanti, ma vocalizzatori di questo brano, perché si è creata un'atmosfera veramente ritualistica, misteriosa, non aggiungo altro. Io veramente trovo che siano dei brani, Sguardo di Luna sia un brano davvero che scateni, mi viene da dire muova, come si dice, più alte energie, no? Quindi in qualche modo ogni volta che ci si abbandona Sguardo di Luna, almeno nella mia esperienza, che me la sono vissuta e rivissuta e me la continuo a vivere, scatena sempre delle cose nuove e affascinanti. Qui ci sono dentro anche persone che, ripeto, non sanno, non cantano, alcuni sì, altri no, e anche nelle altre versioni corali che ho fatto, ma ci sono delle atmosfere, delle delicatezze, se uno ascolta con attenzione, dei suoni che si intrecciano perfettamente con quello che è un cammino, un evento che definirei magico. E qui smetto.
Grazie Dan per queste no, belle. Grazie a voi. Io sarei curioso di sentire anche Carlo, che Carlo parla, perché è la Alessandro, prima volta che sente. Enrico. Allora, cari amici, pronunciatevi. Parto io. Vai. Vai, vai. Ma vabbè, i primi ascolti, in realtà io ho sentito dell'EDM anche, io ho avuto questo richiamo agli Ochico, che è un po' lo conosco bene, uno dei miei gruppi preferiti, per parecchio tempo l'ho ascoltato tanti, Spunker Box, insomma questa corrente più EDM, più dritta nelle casse e tutto. Quindi... Sangre Irviente mi sembra fosse uno dei esatto, loro primi dischi. Esatto, bravo, perfetto. Perché ci dico qua sopra, tra l'altro, esatto. La mia testa, quindi da qualche parte lo vedo. E io mi avevo pensato, poi prima anche Donatella l'ha un po' anticipata, parlando dello Scorpione, ecco, e sapendo dei tuoi interessi anche sui tarocchi, insomma, in questo abisso di cui parlavamo prima, nel rosso e nel nero e nel porpora, come questa tua ricerca comunque anche nell'ambito della, appunto dei tarocchi, quindi delle carte, del significato che queste carte portano con sé, come rientrano anche nel tuo, diciamo, concept artistico, quindi direi anche, vabbè, musicalmente ovviamente stasera, però direi che visto che tu hai un argomento molto più ampio anche nel contesto pittura, fotografia e scrittura, ecco. Certo, guarda, ne sono parte integrante in realtà, non soltanto i tarocchi, ma diciamo tutto il percorso di approfondimento magico che ho fatto nel tempo e che continuo a fare. Quindi i simboli per me sono sempre stati fonte di grande ispirazione. Cioè, paradossalmente per fare musica mi sono affidato molto più al simbolismo, all'esoterismo e al cinema a volte, che all'ascolto di brani o alle regole di un determinato genere. O agli stimoli che mi potevano venire da alcuni artisti. È inevitabile che uno poi assorbe. E io e Chico facevamo parte dei miei ascolti in maniera prepotente in quel periodo. E quindi è ovvio che fai ciò che hai assorbito. Però non è quello che mi ha spinto a farlo. Quindi le carte mi hanno sempre accompagnato, e non soltanto gli arcani, ma anche una serie di frequentazioni che vanno al di là della tarologia. E questi elementi io li ho sempre inseriti in ciò che ho prodotto, specialmente a livello di scrittura, quindi sia prosa che poesia, e come fascinazione, come vocazione, come immagine, poi ho cercato di inserirla anche nella mia produzione musicale, proprio perché era tutto un percorso intellettuale, emotivo e creativo in cui non c'era un inizio e una fine. Per questo c'è anche dei discostamenti bruschi tra un brano e un altro, tra un momento e un altro, un passaggio e un altro. Possiamo riconoscere il matto dei tarocchi nel brano iniziale con Donatella ed Alessandro. Sguardo di luna è chiaramente la luna, limited extinction è quello che resta dopo la torre, e così via. Cioè, non a caso io un tarocco me lo sono anche tatuato, proprio perché per me hanno un valore che va al di là della pura immagine, e i simboli, i significati contenuti nel percorso tarologico mi hanno accompagnato anche in aspetti, diciamo, non così convenzionali della vita di tutti i giorni, insomma, e anche nel mio percorso artistico. Quindi sì, sicuramente hanno avuto un ruolo importante e continuano ad averlo. Cosa bellissima, mi permetto di introdurmi un attimo, che ci accomuna, perché io stessa lavoro col simbolo, il simbolo lo unisco alla mia produzione artistica. Vai, vedi i tarocchi, vedi altri sistemi simbolici, vedi il simbolo in generale. Condivido appieno e colgo appieno questa cosa che dici, cioè la sento anche,
anche molto mia e mi piace veramente molto. Io sono curiosa, però vorrei fare una domanda, scusate, secondo me è una botta fortissima, non penso sia solo per me. Qualcuno che voglia pronunciarsi un attimo su questa, secondo me, fortissima sguardo di luna, perché non può non avere commenti, a mio avviso, ma non beh, oh che bella, cioè ho capito, oppure oh che brutta può anche essere, perché non è che tutto deve piacere sempre, ma sull'impatto, per chi ha fatto un ascolto approfondito, non è un impatto emotivo molto forte questa musica che si ripete con questa cadenza misteriosa, con queste voci, non ha aperto scenari particolari a nessuno di voi? Sono curiosa. Carlo, Ale, dai, qualcuno che non ha parlato. Poi Carlo è muto, attenzione, attenzione, riattivare l'audio. O qualcuno che ha già parlato, non c'è problema. Posso parlare io? Ma ottimo, caro Carlo, prego. No. Beh, io voglio fare un discorso, diciamo, generale, no? A parte questo, il brano, questo, vabbè, io te l'ho sempre detto, sicuramente lo sai, io te l'avevo già detto tante volte, è un brano che di tutte le tue collaborazioni che hai fatto, credo che questo fosse uno dei migliori, questo brano che ha fatto Dan. Poi volevo fare, diciamo, la mia analisi, diciamo, su Dan. Attenzione! No, perché allora io credo che ognuno di voi, no, ha un suo la sua identità, no? Cioè, quello che a me dà a me Dan, e forse l'avevo già anche detto, che lui, non so, sembra, cioè, un po' un mio amico, no? Che faccio un esempio, che dice, cioè, noi parliamo tanto, però dice una parola, no? Praticamente dice una parola in un discorso, e praticamente quella parola lì è un mondo. Cioè, non so se mi spiego. Cioè, lui riesce, secondo me, a fare 3, 2, 3, 4 note che girano, e io l'ho già detto forse, e tu potresti, almeno io, potrei andare avanti, stare lì 3 ore a sentirla. Cioè, nel senso, io sento sempre queste cose che vanno, e secondo me lui, a me piace tanto di lui questa continuità che riesce a dare su 3, 4 note, cioè questi giri che continua a fare. Perché io praticamente mi metterei lì e stare lì, non so, 3-4 ore, ti dico, così, no? Se ascolti, così. E poi c'è un'altra cosa che ha detto stasera che mi ha affascinato, il discorso di Eva Braun, no? Che io volevo chiedere qualcosa di più, cioè, nel senso, guarda che quindi di Eva Braun mi ha fatto venire in mente un po' Joy Division, ti dico, sai che Joy Division aveva questo nome un po' legato a quel periodo lì. Però, era una sezione dei campi di concentramento, la sì, che era, appunto, cioè, mi ha affascinato questo discorso qua di Eva Braun, perché anche quello che hai detto, cioè, a parte il discorso di Sergio Division che tu hai detto, ma è il fatto di questa donna qua, no, che sai, magari voi non ci pensi, non ci fai caso, a me piace molto la storia, no? Però tu hai detto una cosa giusta, cioè, questa donna un po' in balia, cioè, così, che c'è. Beh, cioè, mi interessava sapere, cioè, cosa hai sviluppato, cioè, con Eva Braun, cioè, se hai fatto, cioè, tu hai detto che avevi fatto delle cose usando le voci. Ho molti pezzi fatti nel periodo di Eva Braun che non ho fatto in tempo a in realtà ritrovare, ma che ti manderò, che sicuramente, sì, apprezzerai. Voglio sentire, sì. Siamo nell'ambient noise industrial, sì, erano dei brani appunto che cercavano di mischiare un terrore cristallizzato nella storia universalmente riconosciuto con quello che poteva essere, diciamo, la mia percezione della dolcezza, dell'ingenuità e dell'innocenza che in qualche modo era incarnata o vogliamo credere che sia stata incarnata da quella figura storica, ovvero di Eva Braun. Erano dei brani in cui c'erano delle sonorità che facevano paura in primis a me, che rimandavano non solo alla guerra, perché i suoni di guerra in realtà noi non li abbiamo mai vissuti, se non attraverso, fortunatamente, attraverso i film, i documentari, eccetera, quindi in maniera mediata. Ma avevo creato delle sonorità viscerali, profonde e disturbanti. Però
i brani del periodo Eva Braun non erano mai una spinta in questo baratro o un giro di giostra fino a se stesso nella casa degli orrori. Dovevano in qualche modo far emergere anche questa sorta di bagliore, che poi era quello che mi spingeva in realtà a fare la musica. Era un invito, forse inconscio a me stesso, a vedere quel tipo di dolcezza e ingenuità che in quel momento ero io ad incarnare. Io come musicista, come artista. E, scusami. Io credo che quei brani siano in alcuni CD vecchi, ma... Io non li ho mai sentiti, quei brani di cui parli. Noi parliamo dal 99 al 2003-2004. No, ma su MySpace tu non li pubblicasti a suo tempo, sì, no? Qualcosa su MySpace, sì. Perché non... Sì, brani con... Sì. Addirittura c'erano degli... Per curiosità, se qualcosa un giorno... Dei rimaneggiamenti di alcune canzoni popolari tedesche del periodo nazista. Sì, c'era della roba che adesso sarebbe improponibile. non puoi nemmeno parlare di queste cose. No? Cioè, ormai è instillato la curiosità, comunque. Sì, è preso la curiosità, anche perché le ambientazioni alla cabaret, non so se la sto troppo favoleggiando oppure no. Hai presente cabaret, l'atmosfera da cabaret, il famoso cabaret con Liza Minnelli? Ecco, non so se si può creare un'atmosfera di quel tipo. Guarda, prometto che mi metto alla ricerca, proprio perché vi dico, non è che ho avuto molto rispetto per alcune cose che ho fatto io. Cioè, le avevo incise su CD per ascoltarle nell'abitacolo della macchina, ancora non c'erano i MP3, e poi sicuramente da qualche parte ce l'ho. No, ma comunque di cose non corrette, insomma, al tempo se ne facevano. Abbiamo ascoltato Maria nella prima tranche di brani. In realtà quello era un periodo in cui collaboravo a distanza con una mia carissima amica, Alessandra Di Martino, che spero vedrà la serata, che in quel periodo viveva in Sicilia, lavorava in un centro anziani e registrava le voci di questi personaggi, i deliri in punto di morte di persone che parlavano e raccontavano cose. Io le loro storie le mettevo in musica. Bello. Ho dei brani realizzati con delle filastrocche cantate da queste signore anziane, in alcuni casi vecchie, vecchissime. Sì. Bello. Yeah, comunque è una cosa, mi affascina proprio perché è una cosa abbastanza, cioè, il discorso già appunto Eva Braun, Joy Division, cioè cosa abbastanza, cioè, già il nome, cioè, ti fa capire comunque che c'è qualcosa di, perché Joy Division, cioè, la musica di Joy Division non era allegra. Cioè, voglio dire, tutto lui, tutti, e il discorso era quello. Il nome era pesante, ma era pesante che la loro musica. Cioè, per me è uno dei gruppi miei preferiti, però erano molto, cioè, molto pesanti. Cioè, erano... E anche la sua vicenda umana lo testimonia. Infatti, Ian Curtis, poi anche lui non aveva una vita facile. Cioè, voglio dire, una cosa molto potente. Ma anche Eva Braun, effettivamente, cioè, già il nome ti dà questa... tristezza, questo quello che c'era. Penso dietro, che al tempo fu uno dei primi a creare il primo in assoluto a creare l'account email Eva Braun, avevo Eva Braun hotmail.it, gmail, perché ancora, cioè, le email stavano spuntando allora, e allora corsi a accaparrarmi questo nome che era ancora disponibile. Quindi avevo proprio l'email con Eva Braun. Nome. Vabbè, comunque sicuramente qualcosa, sarà sicuramente qualcosa di conoscendo te come persona adesso, e comunque quello che fai, che hai fatto anche dopo, che uscire con qualcosa, con un nome così, credo che sicuramente sarà qualcosa di molto, molto forte, secondo me.
Sicuramente lo era, lo è stato, e ti prometto che mi metterò alla ricerca di vecchi brani e li condivido con voi con molto piacere. Ok. Alessandro, ci sei? Alessandro. Sono, ci sono. Guarda se, ecco, chiamo Alessandro che sembra una vecchia rockstar di quelli in queste, con questa luce dal basso, lasciato lì così, sembra sì, quei vecchi metallari. Allora, Alessandro, intervieni perché tu hai utilizzato, tra l'altro, hai iniziato le prime sperimentazioni non sonore ma vocali proprio su Tuntà, che abbiamo ascoltato prima, su brani di Ordalia. Hai partecipato anche a uno sguardo di, a più di uno sguardo di luna dal vivo, tra l'altro. Non puoi non pronunciarti su Dan in nessun modo. Avanti, è il tuo turno. Cosa dire di Dan? Io sento molto, molto terrena la sua musica, molto, molto tribale anche in certi sensi. Cioè, come si diceva in altre puntate, a me c'era l'acqua. In Dan sento molto forte la presenza della terra, dei rituali legati alla terra. E sono musiche che ti fanno perdere, ti aprono degli scenari che sta a lui orchestrare, però te li lascia ben immaginare, ben definiti che sono quelli, non sono diversi. Io mi sono trovato molto bene a vocalizzare sulle musiche di Dan, perché per l'appunto ti davano questa possibilità sia di ricalcare le ritmiche che lui ti dava, sia di partecipare. Esatto. Te lo richiedevano. Pronto, Alessandro? Non sento più Alessandro. Sento male. Alessandro, ti trasferisci. Chiudili, dai, trasferisciti di qua, che tanto noi siamo la stessa casa. Chiudi lì, Alessandro. Chiudi lì, vieni di qua. Arrivo. Ok. No, tanto siamo nella stessa casa, se ha problemi di linea col telefonino, è inutile. Donatella, visto che abbiamo fatto nomi, no, di personaggi che hanno gravitato intorno, il brano Cuore che sanguina ce l'hai? O Nuotare? Nuotare, sì. Tra l'altro io stavo preparando, volevo poi farvi vedere, una cosa estemporanea anch'io che ho beccato, stavo beccandola su Facebook, pensate. No, vi spiego, adesso vado a prendere il brano di Dan, vi spiego cosa stavo per fare io. Siccome a me avrebbe fatto piacere, l'ho detto a Dan stamattina, ci siamo sentiti al telefono, mi sarebbe piaciuto molto questa sera far vedere un video che testimonia dei lavori che hanno fatto i brani di Dan anche con i miei allievi, perché io li ho messi in saggi, in lezioni, laboratori teatrali, laboratori di sperimentazione teatrale vocale, sono uscite, è uscito di tutto, ecco. Però c'è il problema che, a parte che non tutto è documentato in video, ma quello che ho documentato in video, molte cose, io mi sono svegliata tardi con i problemi di questo periodo, cioè con le mille cose da fare, mi sono svegliata tardi, e avrei dovuto muovermi prima per chiedere il consenso alle persone che sono riprese, perché alcune le vedo ancora adesso, alcune non le vedo da anni, ecco, alcune non siamo in contatto diretto, quindi è chiaro che uno quantomeno, se deve far vedere un video in cui c'è una persona, deve chiedergli il permesso, se no deve mettere peccette sulle facce, mi sembra una roba orribile, poi non sono neanche capace di farlo. Però adesso stavo pensando che invece ho un video che posso, un pezzettino che posso far vedere, che secondo me ce l'ho a portata di mano, perché il video dal vivo con la Giulia Sirtori da sola, con Alessandro, con la Deborah Carlomagno, quelli non ho problemi a farli vedere, sono assolutamente, sono già pubblicati in giro, era una cosa però più specifica e mi dispiace molto. Allora, chiusa questa parentesi, cosa vuoi che prenda Dan, scusami? No, fai pure tu, ti chiedevo nuotare perché è il primo brano in assoluto. Eccolo, Non Nuotare, ne parlavamo prima probabilmente,
è quel bellissimo brano in cui tu reciti la poesia, giusto? Recito una poesia di un mio amico, fratello, Germano Innocenti, poeta affermato, che è sempre stato al mio fianco in tutto quello che ho fatto. E è stato il primo esperimento musicale in assoluto, che è nato con l'idea di fare un regalo a lui. Non avevo mai fatto musica elettronica, mi ero dotato di un software proprio per mettere in musica le prime poesie di questo straordinario poeta. E ricordo che realizzai, credo, un paio di brani e gli lasciai il regalo, come regalo, il CD incastrato nel tergicristallo della sua macchina. E parliamo dei primissimi anni 2000, quindi la cosa particolare è che io al tempo avevo un Pentium 3, cioè, no, lui ride perché sa di che cosa parlo, non avevo microfoni né nulla, dico, come registro la mia voce? Passando in edicola trovo uno di quei fascicoli, c'era microfono per videoconferenza, sole 2.900 lire. Era un microfonino di plastica che sembrava una cannuccia piegata, avete presente quelle dei cocktail, di un colore improponibile, qualcosa di bruttissimo, che però si attaccava con il jack. E ho utilizzato quel microfono scandaloso, lavorando poi con Wavelab sulla mia voce. E alla fine è venuto fuori, con mezzi davvero poverissimi e di fortuna, un qualcosa che quantomeno Germano al tempo apprezzò. E spero anche voi, non so se adesso si può allora, senti, io a questo punto faccio una seconda, una terza, la terza e ultima tranche, la faccio andare già adesso a questo punto, senza fare poi altre trancine. La prima sarà Nuotare, nella secondo brano a questo punto inserisco, se sei d'accordo, come avevamo detto, Immobile nel danno. Immobile nel danno, sì. Che è un altro brano che abbiamo fatto assieme nel 2008, questo brano un po' marziale, che ha sotto tutta una storia di guerra in realtà, sì, sì, che io ho messo dentro. E poi, se riesco, faccio anche questo estratto video, ma devo vedere se riesco a ingrandirlo, viene dalla mia pagina di Facebook, figurati, di un momento dal vivo totalmente improvvisato su Sguardo di Luna con dei miei allievi, ma se riesco quello. Intanto parto con i due audio e ci mettiamo un attimino in muto. Poi ho delle cose da dire che mi sono segnate importanti su Ordalia, prima che me le dimentichi. Disattiviamo. Carlo, ti invito alla disattivazione? Ok. Notte come l'infebbre tutte, nel nero mare dell'oblio, perdersi nell'invitante tepore dell'utero d'amore, corpi bianchi e tremanti che anelano pace in un solo fibro increspato, profondità bollenti che attraggono i nostri sensi scossi oltre le umane genti, oltre i freddi sussurri della poesia morente. Segui, vergine bianca, riunisci il tuo candore alla mia furia primordiale ed ammira rapita l'uno sussurro che si fa bella per noi.
sono il modo di fare lingua. Fermo qui perché non riesco a fare il video che avevo detto, perché da Facebook è un casino, cioè mi viene male, colpa mia che non mi sono preparata, ma al suo posto magari metto una chicca come sigla finale, dopo la tiriamo fuori. Voglio dire una cosa sul mobile nel danno e poi sul bellissimo testo che ha recitato Dan, tra l'altro con una bellissima interpretazione recitata. Immobile nel danno è un brano nel quale io l'avevo fatto nel 2008 e nel quale io avevo messo dentro quello che io recito a pezzi che si capisce e non si capisce era tratto da un testo che io avevo scritto ispirato a quello che per me è il famoso Leonardo, che è famoso solo per me, non è Leonardo da Vinci, è un personaggio che si chiama Leonardo, che veniva da sogni per entrare in storie particolari e un po' misteriose. Praticamente io ho sognato per anni le storie di un aviatore durante la Seconda Guerra Mondiale che si chiamava Leonardo, e l'ho sognato tantissime volte, ho sognato tante parti della vita di questo aviatore. Allora avevo iniziato a scriverne, avevo messo le storie di Leonardo, no? Avevo messo scritto dei monologhi teatrali, dei racconti, delle poesie dedicate a queste vicende, e in Immobile nel danno, siccome c'era questa immagine per me sonora che mi rimandava alla guerra, a qualcosa di guerra, calzava a pennello con le vicende di Leonardo, e quindi le frasi che sentite sono tratte proprio da testi che io avevo scritto su Leonardo, in particolare da un testo che si chiamava Fermo, infatti io ogni tanto mi sembra che lì dentro dico Fermo, Fermo si sente,
che a un certo punto dice non era più una camminata ma una corsa, lo ripeto più volte, e non si capisce, sono confuse, sono messe in modo volutamente caotico, però vengono da lì e c'è dietro quindi questa storia. E io con la voce avevo anche cercato di collaborare alla musica di Dan a dare appunto dei suoni di guerra, come le sirene, no? Che ogni tanto faccio... queste cose anche perché qua. Non era un brano compiuto, non era un brano finito, e che avevo affidato a te proprio perché ti era particolarmente... Ti aveva ispirato quel brano fin da subito. Certo, perché mi aveva toccato su questa storia. Non l'ho mai concluso, te l'ho dato così com'era e è venuto fuori Immobile nel danno. Immobile nel danno era proprio, infatti, non era il titolo, ma faceva parte sempre proprio di quel testo lì. E quindi c'è questa storia dietro che per me è una storia che ha... Cioè, poi dietro questi brani, la cosa bella, noi in queste serate facciamo solo degli accenni, ma dietro tutti i brani sperimentali particolari, sì, non sempre, a volte c'è qualcosa di meno impegnativo, di più leggero, di più spontaneo, di più lanciato così al vento, e va bene perché è così la genialità dell'attimo. Ma dietro a molti brani ci sono delle storie anche abbastanza intense, come dicevamo, no? Storie di vita vissute. E invece il tuo brano, bellissimo, dal titolo... ripeti, che non me lo ricordo, Vuotare, scusate, stavo cercando sui miei foglietti, io sono piena di, non si vede ma sono piena di foglietti, quindi stavo cercando, Nuotare è bellissimo, il testo è bellissimo, e come questo tuo recitare sussurrato eccetera, nonostante si trattasse del microfonino di 2900 lire, adesso non 2900 mi lire in edicola, sì. L'effetto è stato fantastico. E poi mi ricordo che quando ci siamo visti io ti diedi un mio microfono, giusto? Ma ce l'ho ancora. Ce l'hai ancora, ecco. Perché tu dovevi recitare, in teoria, sulla prima Sguardo di Luna, sì. Tu dovevi mettere un recitato che poi decidesti di non toccare oltre il brano che io vorrei mettere almeno in parte come sigla finale, la prima Sguardo di Luna. Poi scusate, devo fare una postilla perché sennò ho detto prima un'imprecisione. Ma non gliene frega niente a nessuno, però io sono precisina, lo dico. Quando ho detto io, Dan è stato il primo col quale io ho fatto sperimentazione vocale come musicista, in realtà io le prime sperimentazioni su musica me le ero composte io tantissimi anni prima. Non ho citato Camps in Daia, che è stato il primo gruppo nel cui ho cantato, ma semplicemente perché ai tempi, Carlo, quando io entrai con Camps in Daia, facemmo canzoni, anche se particolari, strane. Quindi non la definivo una sperimentazione. Se voglio definirla sperimentazione, ovviamente il primo gruppo è stato Camps in Daia molti anni prima. Chiaro. Parlavo proprio della sperimentazione di oggi, no? Chiusa Carlo, ora stai parlando, ma è muto. Ah, Carlo è muto. Allora, chiedi di riattivare l'audio a Carlo. E poi io devo fare anche una domanda dopo Danno, perché poi non riesco a farla. Vabbè, discorso del Camps in Daia, perché comunque noi facevamo sperimentazione, ma noi abbiamo sempre fatto due cose, sperimentazione e musica, e tu effettivamente quando sei venuta da noi facevamo brani, diciamo, cantati, anche se facevamo anche sperimentazione, abbiamo sempre seguito due linee. No, una cosa volevo chiedere a Dani. Innanzitutto no, quel brano lì Notare è molto bello, mi piace tanto, cioè poi anche lui come l'ha recitato mi piace, ma volevo chiedergli ma musicalmente, cioè lì è stato tagliato, cioè la musica più lunga, cioè era finita così o comunque la musica andava avanti? Prima domanda. E poi un'altra cosa che ti volevo chiedere è se hai dei progetti per il futuro, cioè se intendi, non so, se ti hai in mente di fare magari, non so, un CD finito o qualcosa del genere. Allora, la musica finiva lì, anche perché avevo preso il tempo della recitazione e ho creato, diciamo, una base che potesse contenere quella parte vocale. E poi ho registrato in un secondo momento la recitazione su quei due minuti, un minuto e mezzo di musica. Quindi nasceva in realtà così, come appoggio per la poesia di Germano. Progetti, sì, mi piacerebbe intanto
fare un reboot di alcuni miei brani storici del passato, quindi dargli una ripulita, attualizzarli come è stato con Riepilogo. Anche quello era un brano che ho ripescato da un hard disk, l'ho lavorato, diciamo, con l'ottica di adesso, e ci è servito come base per una collaborazione che è venuta fuori nei mesi scorsi. Mi piacerebbe anche realizzare un CD con Donatella, cioè raccogliere tutte le cose che abbiamo fatto, magari in una versione rimasterizzata, rivista, perché sono davvero tante, sono preziose, o quantomeno non sono per noi, e meriterebbero davvero una compiutezza. Non lo so adesso se è un CD, se è un... ormai non si parla più di CD, non saprei nemmeno dove potremmo approdare, però mi piacerebbe diciamo coronare quella che è stata una collaborazione che è andata avanti negli anni. Anche Dan, scusami, e aggiungendo anche delle cose nuove o dei rifacimenti, assolutamente. No? Assolutamente, non assolutamente. Sul passato. Queste serate, questi dialoghi mi hanno dato tanta voglia di ricominciare a creare qualcosa e riuscire a stupirmi. Non so, di quello che potrei fare oggi e magari stupire anche voi, chi lo sa. Assolutamente sì, io ci sono, lo sai, anche se oggi veramente il concetto del CD è un concetto strano, bisognerà studiarsela un attimo. Perché... Una volta il CD era il coronamento, no? Tu lavori per una vita, suoni, registri, eccetera, poi hai il tuo CD, è il disco che segna la tappa. Prima ancora c'era la cassetta, adesso non c'è più. Su Spotify possono magari accedere il vinile, devi puntare al vinile. Il vinile, sì, al limite il vinile per collezionisti, sì, ha dei costi diversi, è un procedimento diverso quello del vinile. Non lo so, non lo escludo. Adesso vediamo, sicuramente di materiale ce n'è molto. Un remastering dei brani che abbiamo fatto potrebbe rivelare, mettere in luce, valorizzare ancor più alcune cose che magari sì, con i mezzi di allora non siamo riusciti a far emergere in maniera compiuta. E poi, non so, accetto suggerimenti anche da parte vostra. No, io trovo questa cosa molto, molto bella, però mi è venuta in mente una cosa che mi sono dimenticata di dire prima. Quando si parlava del periodo cupo, delle atmosfere anche, ma non per forza vecchissime, ma anche il periodo di Sguardo di Luna, no? Che comunque ci sono atmosfere oscure, ma a distanza, che abbiamo sentito prima, mi ricordo quando tu mi mandasti la base e si parla della primavera del 2009, qui stiamo parlando. Mi ricordo che tu mi dicesti: ho un brano carico di speranza e di positività per il futuro. Pensa come ero messo. Me lo ricordo. Infatti, distanza, Sguardo di Luna è un'atmosfera più notturna, come ho detto, più surreale, più ritualistica. Anzi, e poi racconto due aneddoti da ridere sul finire su queste cose. Ma Distanza, secondo me, è un brano di una dolcezza, e anche nel medley nostro di dialoghi sperimentali la chiusura è Distanza. È un brano di una dolcezza enorme e secondo me di una bellezza dolce, cioè nonostante venisse fuori dal periodo di Sguardo di Luna, di Immobile nel Danno, che tu dirai, di Tuntà, che sono brani, se vogliamo, più oscuri, se oscuri si possono definire, adesso non voglio dare etichette banalizzanti, però Distanza era già un momento, io sparisco ogni tanto nella piazza di Castano Primo, foto d'epoca, foto d'epoca, visto che... Ecco, che sono evanescente, però volevo dire questa. No, ricordo perfettamente cosa ascoltavo nel periodo di Distanza, che erano le musiche di Nyman per i film di Peter Greenaway e le colonne sonore di Tim Mertens. Era la musica che mi ispirava in quel momento. E Distanza credo sia una mia vittoria personale,
perché al di là dei significati che potevo dare a quel brano al tempo, volevo fare un qualcosa che non stancasse né annoiasse mai. L'ho ascoltata un milione di volte, risentendola stasera mi è piaciuta, la riascolterei anche adesso a fine serata, e questo significa che l'obiettivo che avevo quando feci quel brano l'ho raggiunto appieno. Okay. Ecco le palle da cui prendo distanza, come dissi la volta scorsa. Dove Alessandro compare e scompare, cerco di la palma. L'altra volta gli usciva il faccione nella palma, che era una cosa bellissima, secondo me. Il momento idiota di Dialoghi Sperimentali. Cari amici da casa, dovete sapere che non può mancare il momento idiota. Mai, no. Sperimentali. Eccoci, siamo tornati serissimi. Ok. E poi volevo dire due cose, poi mi tolgo, ma scusate, ma mi fa venire voglia di chiacchierare troppo stasera. Addirittura... Sguardo di Luna, sguardo di, allora, sono successe anche delle cose veramente curiose, adesso ci faccio due risate. Sguardo di Luna fu un brano, quella versione lì che avete sentito in particolare, qualcuno che l'ha ascoltata mi tacciò, che poi mi tacciarono anche in zone locali, non facciamo nomi ma Carlo lo sa, io venni tacciata di essere un cattivo soggetto che forse faceva delle strane... procedure nei boschi la notte. Sì, satanismo, ovvio, cioè, certo, natura. Ovviamente cose di questo genere, e forse ero anche una donna di malaffare, cioè c'era giunto un po' tutto, no? un po' donna di facili costumi e al contempo drogata, no? sono queste tre le etichette che ti possono affibbiare, con, cioè, le corna in testa, quasi scontato, io mi vanterei di questo, no? Sì, certo. Io sono stato considerato un satanista pur non essendolo mai stato, forse dall'infanzia, non lo so, dalla prima adolescenza ci già pochissimo, perché ecco. Quando non comprendi un qualcosa, alla fine lo demonizzi letteralmente. Paesotti, poi sei sempre ambienti molto provinciali, ovviamente. E poi sì, un altro aneddoto, anche, tanto, anche qui non faccio nomi, non facciamo nomi, Dan lo sa, ma non facciamo nomi, addirittura i brani di Dan, che hanno un valore inestimabile a livello artistico, ci furono pure delle persone, in particolare una, che rubò distanza fu pure fregata, io non faccio nomi ma la devo raccontare, da una mia ex allieva, che neanche chiese il permesso né a me né a Dani a nessuno, e scappò praticamente con il saccoccia distanza, sperando forse di entrare, non so, nel giro di X Factor, non so adesso uno di questi qua. E pensate, dire, pensate, no? In quel momento mi chiamò Donatella, era arrabbiatissima, chiedendomi scusa, perché comunque, cioè, si sentiva responsabile di questo furto. Eh certo. Io in realtà ero quasi contenta. Sì, ma certo, alla fine è una cosa divertente, tutto sì, sommato. Sì, sì. Però per dire... Mi hanno rubato una canzone. Sì, ti hanno rubato una canzone. Per andare chissà dove. Poi. Per andare chissà dove, che poi ci pensi, sono storie veramente che fanno capire davvero poi come, davvero, sono cose preziose, però vengono interpretate nei modi più disparati, dalla satanista diavolaccia nei boschi di Castano Primo a quella che va via con la valigetta nera con dentro la... con dentro il brano. Ma e poi io sono abituato, diciamo, a un certo tipo di furtarelli, sono state pubblicate delle cose scritte che in realtà erano mie, ma non mi sono mai preoccupato più di tanto, in qualche modo mi fa onore, perché so che c'è una carenza di idee gigantesca fuori, intorno a noi, e una volontà spasmodica di dire un qualcosa. Sì, quello che è vero è che io ho sempre condiviso, e con gioia, questo lo dico in senso positivo, su consenso di Dan, ovviamente, non mi prenderei mai la briga di prendere iniziative di questo genere, l'ho fatto anche con della musica di Carlo, dicendoglielo sempre anche a Carlo, eccetera, quindi Alessandro, io ho condiviso con dei miei allievi per spettacoli, piuttosto che per studio, per esercizio, magari lavorare sul brano di, no, mi sembra, sono cose che hanno portato dei risultati
eccezionali, tra l'altro. Ma che poi hanno contribuito a far vivere il brano, a stratificare una mitologia su un brano che altrimenti sarebbe rimasto lì. Certo. Cioè, io non l'ho mai considerato come una cosa mia, era una cosa che ben venga se qualcuno ci può lavorare sopra, certo, la può utilizzare. Con, ovviamente, sottolineo, e sottolineo mille più volte anche per il futuro, ovviamente sono cose che si vivono in un rapporto di fiducia, ecco, da dove viene a essere minata la fiducia, perché ci sono dei comportamenti di questo tipo, ovviamente decade proprio la bellezza, insomma, di queste cose, che non sono fatte per arraffare, per arraffoni, ma sono fatte per fare cose belle, creare bellezza insieme con gioia, insomma, ecco, lo spirito è bello. Però per dire che Dan veramente ha creato delle cose che, insomma, hanno suscitato, e quando le cose suscitano emozioni forti vuol dire che in qualche modo si è colto nel segno, assolutamente. Io come guest star, ma anche come responsabile del tempo, vi devo avvertire che ci avviciniamo alle 2 ore. Sì, abbiamo iniziato che saranno già state le 9:15, quindi siamo lì. Allora, chiedo ad Ali, ad Enrico, ad Alessandro e a Carlo, qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Adesso o mai più? O mai più. Ma io spero che lui... Ah, scusami. No, prego, no, vai. No, ci mancherebbe. No, io prima si parlava appunto di magari di rimettere mano il tuo materiale, sì, penso, beh, a parte che un'idea potrebbe anche essere, visto che appunto la tua idea è un po' quella, anche magari che qualcuno di noi remixi alcuni tuoi brani, potrebbe essere anche un'idea per dargli una nuova vita in un contesto come questo dei dialoghi sperimentali, sicuramente, anzi io lancio un po' anche questa idea perché mi sembra una cosa carina. A livello di formato, visto che avete tirato fuori, io la cosa del vinile, tra l'altro il mio disco uscirà in vinile poi prossimamente, io sono un po' così intimidito dal discorso vinile, per il fatto che fatico a vedere un supporto analogico con una musica molto digitale come la nostra. Ecco, io sono convinto che il CD da un certo punto di vista sia quello che poi rende più giustizia alle nostre sonorità. Poi chiaro, a livello affettivo anch'io sono molto legato al vinile e capisco che sia da un certo punto di vista anche un bello oggettivo. Comunque io spero che qualcuno, perché effettivamente la tua musica merita, io l'ho detto anche oggi quando ho mandato un messaggino su Telegram, sono contento di dialoghi sperimentali, perché nonostante magari il periodo che ci ha portato ognuno ad avere magari le proprie stanchezze, però ci ha portato a conoscerci e ad ascoltare anche, soprattutto per me, artisti che non conoscevo, quindi comunque è stato molto bello e costruttivo in questo senso qua. Anzi, per quello che dico, anche il discorso dei remix potrebbe essere anche una cosa carina anche per approcciarci ognuno al lavoro di altri che abbiamo conosciuto qui, quindi con te, anche con Tutore Giada, con Carlo, sarebbe anche carino magari un lavoro di interconnessione tra di noi, con Alessandro e vabbè Donatella, lei comunque in ogni caso speriamo di riuscire poi a chiudere anche nuove collaborazioni sicuramente, però diciamo tutti artisti anche così digitali, forse si può con facilità raggiungere questo risultato. Comunque complimenti, quello che ha detto Carlo è reale, cioè hai una capacità di sintesi notevole, condensare veramente in pochi suoni una storia impegnativa, grande, quindi bello. Grazie. Ali, parla pure. No, ci ha detto tutto praticamente, non c'è nulla da aggiungere. Ah, perché prima vedevo che vi stavate accavallando. No, io vi ringrazio tantissimo e di cuore. È stato bello e emozionante, proprio perché, come ho detto all'inizio, è una cosa nuova che sto condividendo con voi, proprio in presa diretta, quindi bello. Sono felice del risultato di questa serata. Ok, siamo tutti molto felici. Io aggiungo 2 cose in conclusione che devo dire. Intanto ringrazio Dan
per la bellissima serata e ringrazio tutti, perché questa era l'ultima delle monografie, quindi il giro delle monografie con questa sera si conclude. E da settimana, no, non da settimana prossima, scusate, perché il 2 essendo festa qualcuno non poteva eccetera, abbiamo spostato al 9. Il 9 ed il 16 ci saranno le prossime due serate di dialoghi sperimentali, che si chiameranno, penso che le chiameremo così, le abbiamo sempre chiamate così e adesso decideremo il nome esatto che daremo, il sottotitolo, saranno le cosiddette serate filosofiche. Infatti con questa serata io ringrazio Ali Salvioni ed Enrico Cerrato, che dalle prossime puntate non diciamo ci lasciano. No, ma prenderanno, sto scherzando, facendo la scema. Ecco, ci lasciano, però il dispiacere ovviamente c'è, almeno per il momento, per queste serate. E però io annuncio che nella prossima puntata avremo tre ospiti. Gli ospiti saranno, intanto saremo io, Alessandro, Dan e Carlo, resteremo fissi, diciamo, in queste puntate. Avremo tre ospiti la settimana prossima, tra due settimane, pardon, che sono Alessandro Peroni, Gianni Bonetti e la pluricitata Giulia Sirtori, ecco, che avete anche visto e ascoltato in varie di queste puntate. E nella serata successiva del mercoledì 16 ho soltanto per ora il primo ospite, ma ce ne sarà sicuramente almeno un altro o un'altra, che è Giacomo Pisano. E per ora non aggiungo altro. Cosa saranno queste serate filosofiche? Andiamo avanti a parlare di sperimentazione musicale, vocale, teatrale, sonora, come stiamo facendo. I temi sono sempre questi, non è che ci stiamo spostando da un'altra parte. Ma in queste due serate, in modo specifico, abbiamo proprio scelto degli ospiti che non sono in senso stretto, a parte Peroni, tra quelli citati, e la Giulia, anche lei, ma non sono tutti per forza necessariamente sperimentatori sonori o musicisti in prima persona. Magari sono filosofi, magari sono studiosi di altro genere, letterati, scenografi, eccetera, eccetera, che però per qualche modo sono dentro questo aspetto e quindi ne potremo parlare da un punto di vista, se vogliamo, un po' diverso, se vogliamo più ampio, ma più ampio, non è che è una gara, nel senso, usciamo un attimo dal punto di vista strettamente degli addetti ai lavori per spostarci anche ad allargare ed ampliare la visione a livello concettuale, a livello creativo. Ci saranno sempre i contributi audio, i contributi video, magari anche qualcosa dal vivo, anzi io qualcosa dal vivo già ce lo voglio buttare dentro. Quindi assolutamente. E dopo continuiamo. Abbiamo in previsione la famosa serata con i tedeschi che dovevamo organizzare e tante altre serate. Però questa sera direi che possiamo non aggiungere altro. Ali ed Enrico, tanto siamo sempre in contatto, per cui possiamo tranquillamente riprendere queste attività. E ragazzi, io non so che altro dire, ho detto tutto. Fermatemi, se sto esagerando, o ditemi ti sei dimenticata questo prima di far figurarci. Dan, siamo a posto? Non siamo mai a posto perché ci dimentichiamo sempre qualcosa. Sicuro come l'oro. Ragazzi, io ringrazio Dan, protagonista della serata, di cui non si è detto tutto come per tutti, Ali, che spero di rivedere al più presto, Enrico, che spero di rivedere al più presto, Carlo, che rivedo la prossima puntata, e Alessandro, che vedo anche tra 5 minuti perché ce l'ho qua. E quindi io direi, come sigla finale, io ho già preparato... Io non ti rivedo tra 5 minuti. Beh, tu mi stai già vedendo in questo momento, appunto. È vero, ci stiamo vedendo sempre. Quindi, ecco, volenti o nolenti, E quindi adesso come sigla finale io ho messo, e dopo il finale della musica spegniamo, ho messo la prima, 3 minuti soli, diciamo la parte finale di Sguardo di Luna, e voi dite, dai, e con sta Sguardo di Luna, e vabbè, va beccate fino alla fine stasera, che fu la prima registrazione del 2008, la primissimissima versione, che non è quella che avete sentito prima e non è quella che avete sentito l'altra volta. Con questo vi salutiamo e mando questi 3 minuti di Sguardo di Luna, quindi non ci abbandonate subito. Un abbraccio a tutti gli amici a casa.
amore.